E allora, come sempre, anzi, come da qualche giorno abbiamo preso l'abitudine di sentire gli aggiornamenti che riguardano lo sport, in particolare il calciomercato, ma non solo, da Massimo Profeta che è in collegamento in diretta e vediamo se c'è anche oggi. Eccolo. Ci sono, ci sono. Buon pomeriggio Ti Marina, a vedo ma ti te e a tutti. sento. Ciao Sì, allora, Massimo. sì, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Visione. Ascolto, intanto c'è una notizia importante perché rischia di saltare lo scambio con l'Entella Clemenza Lescano, di cui stiamo parlando ormai da 10 giorni. Il motivo è molto semplice: Clemenza non sembra convinto del trasferimento. Cercherà di usare delle parole, diciamo così, convincenti a tal proposito il DS del club Ligure Superbi, una situazione che si dovrebbe sbloccare in 24-48 ore. In caso contrario, Clemenza resterà a Pescara e salterebbe il condizionale, quanto mai di rigore, l'ingaggio dell'attaccante argentino classe 96 Facundo Lescano. Per quanto riguarda invece le altre trattative, manca solo l'annuncio per Lorenzo Milani, classe 2001, terzino sinistro in arrivo dal Pontedera a titolo definitivo, un contratto triennale firmerà questo giocatore, che è stato tra i migliori terzini sinistri del girone B del campionato di Serie C della scorsa stagione. Tutto fatto per lo stesso Matteo Saccani, classe 2001, terzino destro, lo scorso anno alla Vis Pesaro, arriverà in prestito secco dal Sassuolo. E poi, come anticipato, arriva un altro portiere, si tratta della classe 2001 Niccolò Chiorra, che è un giovane portiere, si è messo in luce nel Taranto lo scorso anno, nel girone C del campionato di Serie C con 35 presenze, lo scorso, o meglio, 2 stagioni o sono, 3 presenze nel Grosseto, cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, ma di proprietà dell'Empoli arriverà in prestito secco. Salvo sorprese, Della Latta si sbloccherà lunedì prossimo. Stiamo parlando del centrocampista classe 93 del Padova, club veneto, che ha definito l'ingaggio, l'acquisto di Michael De Marchi, attaccante che era già in uscita, che tra l'altro lo scorso anno ha militato nel Sud di Tirol, vincendo anche il campionato di Serie C negli ultimi, da gennaio a giugno appunto della scorsa stagione. Per Cuppone non c'è ancora il totale accordo con il Cittadella. Cuppone, che è un classe 97, ha messo in cima alla lista Pescara, l'ha già rifiutato Monopoli e Catanzaro, ma non c'è appunto l'accordo con il Cittadella per le modalità del trasferimento di questo giocatore. Il Cittadella lo vuole, o meglio, intende cederlo a titolo definitivo. Il Pescara invece lo vorrebbe prendere in prestito con obbligo di riscatto, con 2 condizioni: che il giocatore riesca a realizzare 15 gol il prossimo anno, oppure che il Pescara riesca a centrare la promozione in Serie B. Dell'Icari aspetta anche la risposta di Pasquale Maiorino, attaccante di 33 anni, che lo scorso anno ha siglato 10 gol nella Virtus Francavilla, sempre girone C del campionato di Serie C. Lo conosce molto bene Colombo, perché 2 anni fa lo ha avuto alle sue dipendenze proprio per una parte di campionato nella Virtus Francavilla. La proposta del Pescara: 1 anno con opzione. A breve saranno annunciati il portiere Sommariva classe 97 e il ventenne centrocampista Lombardi a titolo definitivo, il greco Siatunis classe 2002, che è un centrocampista, in realtà funge da schermo davanti alla difesa, arriverà in prestito con valorizzazione. Tutti e tre arriveranno dal Monza, che ha acquistato il cartellino di Alessandro Sorrentino, operazione da 1 milione, da 1,2 milioni di euro a favore del Pescara. Strada in discesa anche per il 22enne metodista Salvatore Pezzella, ex Siena, Reggiana e Modena, di proprietà della Roma. Il suo procuratore Patrick Bastianelli ha aperto al trasferimento al Delfino, e l'ex Edgar Elisalde, che state vedendo in questa intervista datata, saluta il Peñarol e si lega al prestigioso club argentino dell'Independiente. Al Delfino circa 650 mila euro più la percentuale del 5% in caso di rivendita futura del 22enne difensore uruguaiano, che era arrivato a Pescara nell'estate 2017. Queste le notizie riguardanti il Pescara. Marina, chiudiamo anche col Teramo, perché insomma ne parlavamo in questi giorni. Il Teramo al momento è fuori dalla Serie C. La Covisoc infatti ha bocciato la domanda di iscrizione dal club biancorosso, non in regola.
come abbiamo già ribadito in diverse circostanze, con l'indice di liquidità, parere negativo anche per il Campobasso. La società biancorossa, lo ricordiamo, ha tempo sino a mercoledì 6 luglio per presentare il ricorso. L'ultima parola però spetta al Consiglio federale, che si riunisce l'8 luglio. In caso di ulteriore bocciatura, collegio di garanzia ed eventualmente il TAR. Chiudiamo con la nota appunto diramata ieri sera in tarda serata dal club biancorosso. Il Teramo è consapevole di aver ottemperato, sto leggendo proprio testualmente, correttamente agli adempimenti previsti, e per dimostrarlo ha già conferito mandato allo studio DCF Sport per assisterlo e difenderlo. È tutto per oggi, la linea torna a te, Marina.